che rispetto a questo tema, e questo tema rappresenta uno dei simboli del fallimento di questa amministrazione comunale, dell'amministrazione comunale uscente. E dico questo perché non è possibile che si sia fermato, si sia bloccato un procedimento amministrativo che era arrivato alla sua conclusione, che aspettava soltanto le prescrizioni esecutive che si dovevano dare, un percorso amministrativo che era partito nel 1997, quindi da questo punto di vista non è che c'è la difesa, dice, di una iniziativa che era partita da me, perché dico, dobbiamo spogliarci anche da questi complessi che magari si possono avere, no? Tu sei amministratore, è chiaro che porti avanti le cose che arrivano da chi c'era prima di te, ok? Puoi anche non condividerle, allora fai altro, ma non puoi, rispetto a quello che riguarda la strumentazione e la pianificazione urbanistica della città, che ha visto una partecipazione enorme di cittadini, di ordini professionali, di tante sedute di consiglio comunale aperte, sei andato a bloccare nella fase finale un percorso amministrativo che è durato quindi quasi 20 anni, perché il percorso era iniziato nel 1997, lo vai a bloccare e vai a riprendere tutto da capo. Vai a riprendere tutto da capo andando a individuare una legge, che veramente ce ne vuole, che ti consente di poter fare ripartire un percorso amministrativo affidando l'incarico all'ufficio tecnico, quindi escludendo dalla progettazione gli ordini professionali, il meglio della progettazione internazionale rispetto a una grande città, una città d'arte mondiale come la città di Agrigento. No, la progettazione la deve fare l'ufficio tecnico di Agrigento, e vai tu a bloccare quando siamo proprio nella fase conclusiva di pianificazione, nella quale avevamo individuato le linee guida, perché rispetto a quel disegno di piano regolatore generale, che ripeto aveva visto coinvolta la città per 20 anni, ripeto, non era un'operazione di Tizio, di Caio, di Filano, era un'operazione della città rispetto alla quale tante attese, tante legittime aspettative da parte dei cittadini rispetto a propri terreni in tutta la città, si va a bloccare. Avevamo anche individuato di rinviare per avere un maggiore approfondimento. Nella seduta successiva si approvano le direttive del piano regolatore generale, tra l'altro non firmate, non si sa chi le abbia firmate queste direttive, e poi il consiglio comunale vota, 12 consiglieri comunali votano le direttive del piano regolatore generale che riguardano la città come la città di Agrigento, 12 persone. Cioè, una vicenda che riguarda il futuro di questa città, la prospettiva, e ripeto, ma con una grande responsabilità di avere bloccato un percorso che era alla sua conclusione, che aspettava soltanto le prescrizioni esecutive, un percorso rispetto al quale per più di 20 anni tutti avevamo aspettato, assumendoci anche responsabilità, assumendoci enormi responsabilità, ma tutto alla luce del sole, senza che ci possa essere qualcuno che possa o voglia stare nel torbido, perché anche rispetto a quei tentativi di chi voleva mestare nel torbido, poi c'è stata anche la magistratura che ha riconosciuto che tutto era lineare, che tutto era stato fatto alla luce del sole, per cui occorreva soltanto andare alle prescrizioni esecutive, e invece si va a iniziare un percorso che io ora non so realmente quando questa città potrà avere il suo piano regolatore generale. Ma di che cosa stiamo parlando? Lo sapete qual è l'unica salvezza che abbiamo ora? E ho concluso. È stata la nuova legge regionale. La nuova legge regionale blocca l'affidamento agli uffici tecnici e quindi rimette in discussione tutto per dire: apriamo a tutti, bloccate qualunque procedimento di revisione dei piani regolatori generali. Ma lì ci dobbiamo andare a risedere, a ragionare, si deve andare a concludere questa vicenda. Grazie. Grazie anche perché penso la domanda è che già avete quali azioni o progetti intende realizzare per recuperare gli spazi pubblici cittadini. Il tempo sono 5 minuti e 25 secondi.
ovviamente lei ha ancora... Noi dovremmo tornare a ciò che capiamo essere un progetto che già nella fase preliminare non comporta. Facendo quella che può essere la situazione economica, la situazione tecnica, in ogni caso penso che la vera, tutto sommato, via di fuga sia una fuga dalla mentalità che in questo momento ha animato per esempio il centro storico, che è quella di portare tutte queste auto a...